Buonasera a tutti, benvenuti a teatro questa sera con i ragazzi dell'ITE Enrico Tosi. Questo progetto, che è nato per caso nel mese di settembre, è un progetto finanziato dall'Unione Europea, quindi un PON. Se avete in mente, se siete nella scuola, sapete che cosa sono i PON. Questi ragazzi si sono allenati tantissimo, hanno imparato a recitare, a ballare, a cantare, ma soprattutto hanno fatto un percorso di crescita insieme bellissimo, trovandosi sempre il venerdì pomeriggio, il sabato mattina per un anno scolastico intero. Noi abbiamo scommesso su questa serata e credo che abbiamo fatto bene a vedere il numero di persone che c'è qui stasera. Sicuramente i genitori di questi ragazzi, ma tantissimi sono i loro docenti e anche il personale ATA che vedo seduto qui tra le prime file o anche sopra del Tosi. E questo è bellissimo perché vuol dire che i nostri ragazzi vivono immersi tutti i giorni in una comunità che li accoglie e che li rende protagonisti. Quello che vedete stasera è un musical, liberamente tratto dal musical Pinocchio, adattato, ma sicuramente un lavoro direi di altissimo profilo e di altissimo livello. I ragazzi sono tutti, come dire, principianti, non sono esperti, ma hanno fatto un lavoro veramente notevole. E oltre a portare in scena delle emozioni, vedrete stasera ci racconteranno una storia di amicizia che è cresciuta in questi mesi e che si vede sul palco, perché mentre recitano, mentre cantano, mentre ballano, veramente sono molto affiatati. Io li ho visti durante l'anno, sia il sabato mattina, sia il venerdì pomeriggio, e li ho visti anche oggi. Sono passata stamattina in teatro e ho visto dei ragazzi felici di stare a scuola. Credo che questo sia il risultato poi più importante. La scuola che lascia un segno e che lo fa attraverso linguaggi che non sono sempre convenzionali. I ringraziamenti li faccio alla fine, ma ci tengo a dire una cosa molto semplice. Tutto quello che vedete stasera è stato possibile, al di là del finanziamento ovviamente del PON, dalla passione, dalla costanza di tantissime persone, non solo quelli che vedrete sul palco e che vi presento alla fine, ma anche tutti quelli che non vedete mai. E penso in particolare al mio personale ATA, che è quello che poi acquista, compra, gestisce, dà le aule, mette in ordine, pulisce e fa tutto quel lavoro che non è mai visibile da nessuno, neanche da noi spesso e volentieri, ma senza di loro non è possibile realizzare sostanzialmente niente a scuola. Quindi io vi chiedo due cose: un applauso grandissimo per i ragazzi che entreranno adesso e poi un ringraziamento davvero sentito, lo faccio io a nome veramente di tutta la nostra comunità al personale. L'ultimo ringraziamento, ma non ultimo, è anche per il nostro comitato genitori, ce ne sono tanti qua stasera. Lo spettacolo di stasera è ovviamente gratuito, però abbiamo pensato di raccogliere dei fondi per l'Emilia Romagna. Abbiamo contattato una scuola nei giorni scorsi, è l'Istituto Comprensivo di Brisighella, è un paesino piccolissimo dell'Emilia Romagna che è stato raso al suolo quasi completamente dall'alluvione. Io ho sentito la preside due giorni fa e mi raccontava che erano lei, il suo personale, la DSGA, i genitori, con gli stivali di gomma in mezzo al fango, perché la scuola è piena per 2 metri d'altezza di fango. La scuola dell'infanzia è stata spazzata completamente via. Ecco, il contributo che abbiamo raccolto stasera e che stiamo raccogliendo a scuola in questi giorni andrà interamente a questo istituto, verrà portato direttamente a mano dal comitato genitori, c'è Susanna Arnoldi che si è fatta portavoce di tutti quanti, e poi a settembre i ragazzi del musical andranno a realizzare lo spettacolo Pinocchio in Emilia Romagna. Adesso io direi... di lasciare la parola ai nostri ragazzi. Vi chiedo due gentilezze. La prima, spegnete i cellulari. Tanto noi riprendiamo tutto. In fondo c'è il nostro Federico Mauro che come sempre riprenderà dall'inizio alla fine lo spettacolo. Abbiamo i fonici, quindi ci sarà anche un audio di livello e ve lo daremo integrale. E la seconda cosa che vi chiedo, se dovete fare qualche fotografia al bambino, alla bambina, al figliolo, togliete il flash, perché loro stanno ballando, stanno cantando e tutto quello che vedono e percepiscono dall'altra parte del palco può dare fastidio e può creare emozione. E la terza cosa che vi chiedo, divertitevi, buono spettacolo. Ciao mamma.
Ciao tesoro, com'è andata oggi a scuola? Sì, bene. Alice, dimmi la verità. E va bene, mamma. Oggi ho preso una nota. E perché? Ho detto una bugia alla maestra. Che cosa abbiamo detto sulle bugie? Che non si dicono. E va bene, dai. È arrivato il momento di raccontarti una storia. Uffa! C'era una volta un albero al vento. Ma mamma, cosa c'entra un albero adesso? Alice, ascolta. C'era una volta un albero al vento, di 1000 anni e più, ma la tempesta lo prende in testa e i rami vanno giù. Notte di piombo, fiamma di lampo. C'era una volta un re, no, un pezzo di legno. C'era una volta un albero al vento di 1000 anni e più, ma la tempesta lo prende in testa e i rami vanno giù. Notte di piombo, fiamma di lampo, rotola il tuono, scoppia l'oscurità. L'aria e la terra sono nemici in una guerra che tutto porta via con sé. L'ultima pioggia sgocciola piano, rami spezzati che il giorno non vedranno ormai. Ma c'è dell'altro tra cielo e mondo e l'uragano non lascia intorno solo guai. Uno soltanto in mezzo al disastro un po' di fortuna fra, con un singhiozzo chiede alla luna mai lasciare che il vento ci porti via nel ciclone del tempo. C'è sempre un mondo, un confine. Se funzionano i sogni, c'è libertà. Angela, hai sentito che temporale? Ah, e come se l'ho sentito? E come se l'ho sentito? Cosa fai, mi copi? Cosa sei, un pappagallo? Un pappagallo? Sono una persona. E neanche tanto male.
sai, quando ero piccolo volevo essere un piccione. Ma che schifo i piccioni. Sì, che schifo i piccioni. Hai appena detto che ti piacciono. Ma chi? Io? Dai ragazzi, smettetela con questi martelli, ho sentito il temporale. Non ho chiuso occhio tutta la notte, sempre alla finestra. Avevo voglia di ballare. Mi succede sempre quando lampi, tuoni. Sei bella strana te. Geppetto, è un complimento? No, niente, lascia perdere. C'è questo da sistemare. Che buon odore. Mi ricorda qualcosa. È il pino, quello che stava nel bosco, quello grande. Una volta ci abbiamo inciso un cuore. Già, ma una volta. C'è entrato in pieno da una saetta, per poco non mi sfondava il tetto. No! Fermati, no, disgraziato! No, io a scuola non ci vado! Tu a scuola ci vai! No, non ne sono portato! Maria, ma fa sempre così? Io le ho provate tutte, eh? Regali, carezze, botte! Ma mai con la pazienza? Un figlio si cresce con le parole, con la confidenza. Parli bene, Geppetto. Qualcosa da ridire, Angela? No, figurati. Geppetto, saresti un padre ideale. E perché non ci provi? Beh, devo dire che io qualche volta ad un figlio ci ho pensato. Però deve essere un figlio speciale. Un figlio... Perfetto! E sarebbe a dire? Diverso da te. E sai che noia. Io so come lo vorrei. Un figlio perfetto ce l'ho nella testa. Ti ascolta e sta zitto, non sporca e non costa. Non cerca avventure ma è sempre al tuo fianco. Se tu di parlare da solo sei stanco. Un figlio perfetto non turba la gente. Non cresce distratto, bugiardo e arrogante. Non dice mai no se gli imponi qualcosa. Non gioca d'azzardo e non scappa di casa. Ma cosa stai dicendo? Questo non è un figlio. Questa è una cosa da comandare. È un burattino. Un burattino? Non male. Anche un burattino andrebbe bene per cominciare. Un burattino? Sì. Ma certo lo saprei fare. Come padre sarebbe un buon apprendistato. Un burattino? Sì. Mi piace l'idea. E allora che aspetti? Tanti da fare. Figlio perfetto è un amico, ha sempre stampato un sorriso, non vuole giocare col fuoco, sa dove non mettere il naso. Un figlio perfetto è un signore, non tira sassate sui vetri, non fa fare brutte figure. Con due canzonette lo nutri. E questo è il progetto di un figlio perfetto. Un figlio perfetto non nasce che sbaglia. Deve essere esatto in ogni dettaglio. Per dare la massima soddisfazione. Ma senza bisogno di manutenzione. Un figlio perfetto, un soggetto educato, risponde soltanto quando è interrogato, tirando la somma di pregi e difetti, è il figlio che sognano tutti. Un figlio perfetto non fuma spinelli, non gira di notte a suonare campanelli, non chiede vestiti all'ultima moda, non fa mai a botte in mezzo alla strada. Un figlio perfetto
merita un nome importante, di quelli che spaccano l'aria, che faccia impressione alla gente, che vada sui libri di storia. Un nome da ricco, da capostazione, Annibale, Sandokan, Napoleone, Mosè, Angelo, Rolando, Tancredi, Francesco, Giuseppe, Fanfulla, Dalodi, Geronimo, Dante, Zorro, Lumumba, Cesare, Augusto, Epaminonda, Legno di Pino, mi strizzi l'occhio, lo chiami, lo chiami, lo chiami, ti chiamerò Pinocchio. Sembra un bambino vero. Beh, il vestito fa un po' impressione. Pinocchio è un bellissimo burattino. Sì, ma i burattini senza fili non possono esistere. Riempitelo di fili. Aia! Si è mosso? Ha parlato? Non è possibile, i burattini non possono parlare. Babbo? Oddio! Pinocchio, è un miracolo! Fatti abbracciare! Ma... che cos'è un abbraccio? L'abbraccio è un gesto d'amore che si dà alle persone a cui si vuole bene. E che cos'è l'amore? Vieni, dai, te lo spiego a casa. Babbo, ma ne hai fatto tu? Sì, con il legno. E questi vestiti? Dove li hai trovati? Li ho creati io, secondo me fai una certa figura. Se io che figura ci faccio? Una figura di me... Pinocchio! Che bella la casina dell'IKEA. No. No. E quello che cos'è? Oh, quello è uno specchio. E quello è il tuo riflesso, sei tu. Io? Che brutto. No! Porta sfortuna. E cosa vuol dire? Costruire un burattino che fa casino. Casino, casino. Una casa piccola piccola, hai indovinato? No, è una parolaccia. Uffa, è così difficile parlare. Imparerai. E questo che cos'è? Questo è uno sbadiglio, vuol dire che è ora di andare a dormire. Pinocchio, devi imparare che c'è un'ora per mangiare, un'ora per lavarsi, un'ora per giocare, un'ora per andare a dormire e adesso è ora di andare a letto. Io per questa notte mi sistemerò nella vasca. È un sacrificio che faccio volentieri. Babbo, che cos'è un sacrificio? Amore, una cosa bella. Dai, dimmi. Buonanotte, Geppetto. Buonanotte, Geppetto. Buonanotte, Pinocchio. E tu chi sei? Grillo è l'apparenza, ben diversa è la sostanza. Dirti sono una presenza, non potrai mai farne senza. Tu lo voglia o non lo voglia, mangerò sempre la foglia. Un insetto ripugnante? No! Un grillo, ma parlante! E smetti di gridare, che c'è chi vuol dormire. Ti stai rendendo conto che casino stai facendo? Non starti a preoccupare, solo tu mi puoi sentire. Perdona l'invadenza, io sarò la tua coscienza. Mia cosa? Ti informerò su tutto quello che non sai. Se mi dai retta ti allontanerò dai guai. Ma insomma chi sei? Sono un grillo parlante sapiente. Sono la voce che è dentro di te. I miei consigli non costano niente e sono per te. Risparmia il tuo lavoro, so cavarmela da solo. Per evitare sbagli non mi servono consigli. Sei proprio un permaloso, ignorante, presuntuoso, perfettamente degno di una grande statina. Legno, sono proprio i tipi come te che a lungo andare regolarmente vanno poi a finire male. Ascolta un grillo che sa stare al mondo e che di cose ne ha viste un bel po'. Se prendi tutto ridendo e scherzando è peggio per te. Vietato contestare, consentito consentire, disdicevole mentire, ma fa onore confessare. Vietato complottare, preferibile obbedire. Il pentimento è lecito se non è programmato. Chi fugge si umilia, chi bara si impiglia, chi offende si stende, chi imbroglia si sbaglia. Non hai percepito che cosa è proibito e non hai capito che cosa è vietato. Tormento, stai zitto un momento, tutto via.
mamma mia, secondo te non si può fare niente, ma vattene via. Impossibile, io sono la tua coscienza. Ma non potrei farne a meno. Impossibile, tutti hanno una coscienza. Pinocchio, non mi puoi evitare. D'ora in poi noi due siamo una coppia regolare, una coppia ufficiale. Ma che coppia improbabile, tra tutti gli altri mi capiti tu. Devo trovare una tattica per liberarmi di te. Ma che gran rompiscatole, non puoi stressarmi così, caro mio. Ma stasei quasi pezzo di un incubo, sei insopportabile. Basta parlare, basta, non riesco qui. Pinocchio, già sveglio? Bene, io adesso devo andare in città a fare delle compere, quindi tu stai qui seduto, tranquillo e che so, se vuoi leggi un libro. Che sbadato, devi ancora imparare a sillabare. Dai, tu stai seduto qui tranquillo e quando torno ti porto una sorpresa. Una sorpresa? Oh sì, vedrai, ho in mente una cosa bellissima. Che cosa? Pinocchio, è una sorpresa. Ho capito una sorpresa, ma che cosa? Vita tutta, scuola, casa e chiesa. Ho qui una lista di cose da fare che ho appena scritto apposta per te. Mettiti in testa che roba importante o peggio per te. No, sei solo un grillo parlante scocciante che parli e sembra che sai tutto tu. I tuoi consigli non contano niente, non darmene più. Ascolta un grillo che sa... Finalmente te ne stai zitto, grillo? Grillo? Grillo, grillo, dai, scusa, non fare lo scemo, svegliati. Ah, ma non sei morto. Va bene, salutami la coscienza, Quanto mondo intorno, che bellezza, mamma mia, il paradiso è appena un passo fuori casa mia. Mi hanno detto non fidarti, che poi te ne pentirai, che può succedermi di tutto, che non si sa mai. E invece non c'è niente che non mi va. Questa è perfettamente la mia città. Suona la campana, sono le 7 di mattina. Stare in via di già quest'ora è una gran fortuna. E buongiorno, nuovo giorno, e a chi arriva da lontano. E a chi prenderà la vita per il verso buono. E voi dove state andando? Cosa succede? Non succede nulla, Pinocchio. È solo un nuovo giorno e come ogni giorno andiamo a lavorare. Suona la campana per chi sta facendo tardi, chi rimane ancora a letto, sono solo ai sogni. Tu dovresti stare a scuola perlomeno da mezz'ora, non c'è posto in questo mondo per chi non lavora. E voi non andate a lavorare? Noi stiamo lavorando. E lavoriamo tutta la settimana. Settimana? Cos'è una settimana? Che cos'è una settimana? Che cos'è una settimana? Oh, mi volete dire che cos'è? Lunedì per cominciare bene, martedì non se ne può già più, mercoledì se il cuore non ti tiene, c'è un segreto per tirarti su. Basta solo pensare che ormai si avvicina domenica. Siamo
morte i denti. Venerdì siamo da buttar via, solo sabato ci fa contenti e ci salta addosso l'allegria. Soddisfatti e felici all'idea che ritorna domenica. Questa gente ha un chiodo fisso, scuola e lavorare. Tutta roba da evitare, non ti far pregare. Non far niente tutto un giorno è la cosa giusta. Alfabeto e tutto il resto è soltanto noia, 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 noia e basta. Lucignolo! Fila a scuola e lascia stare Pinocchio, cominci bene la settimana, eh? Lunedì per cominciare bene, martedì non se ne può già più. Se il cuore non ti tiene, c'è un segreto per tirarti su. Giovedì la vita si passa, martedì, venerdì siamo in cantura, giovedì, martedì, venerdì, già sabato. Attenzione, 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 è arrivato in città lo spettacolo dei burattini. Divertimento assicurato, risate garantite. Venite a vedere Arlecchino, Pulcinella, Colombina e Pantalone. Le nuove fantastiche avventure, Gran Maestro Mangiafuoco. E a chi muore dalle risate verrà rimborsato il biglietto. Attenzione, attenzione. E ragazzino, dove stai andando? Divertimento assicurato, risate garantite. E se muori dalle risate ti rimborsano anche il biglietto. No, no, ferma, aspetta. No, deve farci tardi allo spettacolo così. Fra poco Geppetto torna a casa. Che gli devo dire? Tu, digli che non mi hai visto. Tornano a casa stasera, anzi no, domani, anzi no, venerdì, perché tanto siamo tutti da buttar no, via. Fermo, qualcuno lo fermi, aspetta. Fermo, Pinocchio! Quelli come te li tengo sempre d'occhio. E che vuol dire? Che sei già schedato come un tipo impertinente, nulla facente e tendenzialmente inconcludente. E quindi? Fila dritto o fai fagotto. Ma che cosa vuole questo? Fai troppe domande per essere un burattino, non mi aspetto nulla di buono. Grazie Antonio. Dovere, signorina. Andiamo, aspetterò con te, Geppetto. No, sono in grado di badare da sola me stesso. Non credo proprio, resto qui. Ma... A fare che? Oh, eccoti, ho trovato il tuo burattino. No, ma cioè, non è vero. Figlio che no, voleva andarsene, io ho fermato. No, non è vero. Cercavo okay. di andarsene, io no, bene. Non ho bloccato. Okay, va bene, basta. Grazie, Angela. Cominciamo male. Cominciare bene. Martedì. Ma fermo, ordine. Siediti. Mercoledì, sei cuore noi. C'è un segreto per te. Siediti bene! Fermo. Ordine. Ordine. Ascoltami bene. Adesso cominciamo da capo. Senti, la vita è tutta da imparare e non si deve improvvisare. E se mi ascolti io so come incominciare questo libro. Fa per te, di più speciale al mondo non ce n'è, qui dentro tu potrai trovare tutto quel che c'è da sapere, c'è un'altra sorpresa, indovina cos'è, un bel vestito fatto apposta per te, poi scopriremo il mondo insieme. Impareremo a volerci bene noi, ma che splendida famiglia, una vera meraviglia.
sempre insieme io con te, come il latte col caffè, come il calcio con le pere, come il sale con il mare, come il cielo con l'azzurro, come pane e burro. Chiamami sempre se ti manco, e quando un giorno sarò stanco, camminerò con te stringendoti al mio fianco. Avremo un milione di cose da fare, tu con la scuola e invece tu a lavorare, con il futuro da spendere bene, ed ogni sera ancora insieme noi, sempre insieme ad ogni costo, come l'uva con il mosto, come il brodo con il riso, come i santi e il paradiso. Mangia e subito a letto, domattina andrai a scuola, sarà una bella giornata, conoscerai i tuoi compagni, imparerai un sacco di cose. E poi starei sempre con me e vi seguirei dappertutto, sempre insieme. Noi come il vento con la foglia, come gli occhi con le ciglia, come il sonno e lo spaviglio, come padre e figlio. Pinocchio, sei un burattino. Sì. Ma non hai fili? Non li ha, non li ha. È vero, non li ha. Dove hai nascosto i fili? I fili? Cosa sono i fili? Non è possibile, tutti i burattini hanno i fili. Mi sembri vivo, come fai? Andrà con la molla, oppure con le pile. No, dai, dimmi come fai. Sei fatto anche tu di legno? Eh sì, sono anch'io di legno, e come voi tutti di notte sogno, senza guinzaglio io sto in parando, e oltre la piazza comincia il mondo, invece tutto come hai fatto, insegnala anche a noi. Liberatevi dai figli! Cos'è questo trambusto? C'è una festa forse qui. E chi è quel bell'imbusto? Quella faccia da rockstar. Vieni a mettere zizzania nella nostra compagnia. Salti e balli, tagli i fili, come fossi a casa tua. Hai sbagliato l'indirizzo. Qui la legge sono io. Sei venuto a cercar guai e nel fuoco
te ne no, vai. No, ti prego, no, 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 per favore, aiuto. Ciao. Non tremare, caro amico, non è il caso, credi a me. Questo vecchio dinosauro sembra un mostro e non lo è. Romba come un carro armato e gli piace fare il boss. Poi gli viene lo starnuto ed è più dolce di un peluche. Arlecchino, hai detto giusto, mi conosci più di me. Io perdono il tuo compare, ma nel fuoco mando te. No, no, non mandare Arlecchino, manda me piuttosto, no, no. C'è! Ma perché? Perché sono così maledettamente buono? Mi basta la bravata, la formata di strenzetto e qualunque subito mi commuovo. E va bene, vieni qua. Grazie, grazissimo, signor Mangiafuoco. Una vocina così gentile mi devasta subito il cuore. È tutto il circondario. Ma dimmi, Pinocchio, chi ti ha dato i soldi per venire a teatro? Hai rubato, scippato, sequestrato, spacciato? Rispondi. Oh, ho venduto i libri di scuola. Sono buono, troppo buono, un terremoto di bontà. Non temere, burattino, qui nessuno brucerà. Ma non vendere più i libri per venire a Luna Park. Giuro, cambierò davvero, prometto e giuro, da domani in poi. Non ti posso lasciare andare via a mani vuote. Prendi e ricompra i libri che hai venduto. Sì, sì. Sì, sì. Uno, e due, e tre... E quattro, vi prego, fermatevi, mi sono troppo affezionato. E cinque. Mamma mia. 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 Mamma mia, 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 mamma mia. Dici cosa vuoi, ci penseremo noi, gatto e volpe S.p.A. Anni d'esperienza, competenza e serietà. Noi paghiamo tutti, santi e farabutti, senza limite d'età. Truffe, furti, scassi e mille più specialità. Noi rubiamo, noi imbrogliamo, con destrezza e praticità. Noi spiamo, raggiriamo. Se salvi da farti pregare, rivolgiti a noi. Siamo ladri per mestiere, ma con classe e fantasia, e talvolta un tocco di poesia. Non teniamo concorrenza per la nostra abilità, i più ricercati qui in città. Siamo due marchioni, gatto e volpe S.p.A. Quasi un secolo la gatto e volpe S.p.A. Se facciamo i conti, fare delinquenti è un
fanno schifo di mestiere. Molto duro, ma qualcuno lo dovrà pur fare. Niente contributi, niente sindacati, ferie, tutto il resto, niente. La clientela è tanta, ma così riconoscente. Tra una vita da pezzenti e un futuro di tristezza, noi scegliamo sempre la ricchezza. Meglio il suono tintinnante, l'invidio di monete, il silenzio di due tasche vuote. Siamo due marchioni, piatto e volte e servirò. Muoviti! Eh? Mendicare! Andiamo a mendicare! Oh. Pinocchio! Ma cosa fai da queste parti? Ma che domande fai? Non lo vedi? Sta andando a scuola! Guardagli il colore della faccia! Un verde senza speranza! Vero! È del colore di chi non sa godersi niente! Dai, dai, vai a scuola, Pinocchio. No, non ho nessuna intenzione di andare a scuola. E per di più oggi sono ricco sfondato. Ah, davvero? Ma che fai, ci credi? Questo è un caso disperato, è un burattino mitomane. Ah, davvero? E allora queste cosa sono? Oh, miau! 5 monete d'oro! E chi te le avrebbe date, scusami? Ho i miei giri. Sicuramente sono false. I grandi fregano sempre i piccoli come te. Non c'è nulla da fare, è una legge universale. Dai, fammi vedere, sembrano nuove. Vedere! E anche belle nuove. Perfette per germinare. Germinare. E certo, tu le prendi, le sotterri, aspetti una notte e le annaffi. Le annaffi! E certo! E senza annaffiare non cresce nulla. E così ad occhio e croce 5 monete d'oro diventano... 50! 500! Certo, se annaffiate bene. Dunque, 3 per 8, 24. Con riporto a 2 e l'11% di interesse passivo, ma sì, puoi attestarti su un attivo di 2.000. 2.000! Ma che sistema è questo? Dimmi, come fai? Proprio qui vicino, oltre quel giardino, c'è un terreno strano e raro. E se pianti soldi, crescono monete d'oro. Monete d'oro! Noi sappiamo e sperimentiamo. È un affare scoperto da noi. Noi investiamo e poi garantiamo. Chiunque qui intorno dei soldi li porta da noi. E quindi cosa dovrei fare? Seminarle nel campo dei miracoli. Annaffiarle. E poi? Raccoglierle, no? E quante saranno? Te l'ho detto, 2.000. 3.000. 4.000. 5.000. 100.000. 1.000.000. Pinocchio! Non dare retta a questi due balordi! Loro ti vedo... Mi è sembrato di aver visto un grillo. No, Pinocchio, era solo la tua coscienza, niente di importante. Pinocchio, sono i soldi che cambiano la vita! Con i soldi può cambiare la mia vita da così a così! Con i soldi puoi cambiare la tua vita da così a così! Con i soldi puoi... Coi soldi poi sarai un gran figo vanitoso, potrai rifarli pure il naso, però non ti scordare mai di noi. Quello che vuoi, quello che vuoi, se hai tanti soldi nel cappello, il mondo diventa bello e poi puoi riciclarti come vuoi. E adesso tutti quanti insieme! Quello che vuoi, quello che vuoi, se hai tanti soldi nel cappello, il mondo diventa bello, vai felicemente come vuoi. Ancora una volta! Quello che mente
felicemente, e vai felicemente, e vai felicemente dove? Muoviti, andiamo! 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 Ricco, ricco, ricchissimo! Non vedo l'ora di diventare ricco! Amici, amici, quando diventerò ricco vi farò un bel regalo! Regalo, sì! No! Noi non lo facciamo per i soldi! Il nostro è puro volontariato! Sì, è puro volontariato, sì. Ma quindi quando andiamo al Campo dei Miracoli? Non è possibile! E perché? Perché solo a mezzanotte il Campo dei Miracoli diventa miracoloso! E poi prima va concimato! Pinocchio, torna a casa! Ma no, prima devo andare al Campo dei Miracoli. L'appuntamento! L'appuntamento! È a mezzanotte! È a mezzanotte! Spaccato! E come si arriva a questo Campo dei Miracoli? Dei Miracoli! È facile, è sempre dritto per questa strada. Sì, ma è un segreto. Acqua in bocca! Non vedo l'ora di diventare ricco. Ma cosa sono i miracoli? Vedi, Pinocchio, i miracoli sono cose straordinarie, magiche. Metti che, per esempio, a questa mela spuntasse la coda, diventerebbe una stella cometa. Tu afferra la coda giusta e ti ritroverai in cima al mondo. Ma i miracoli accadono di notte? Soprattutto di notte. Questa è la mia notte dei miracoli, domani tutto il mondo si stupirà di me, non dovrò accontentare più nessuno e imparerò la vita a modo mio, perché non devo credere ai miracoli. Sto per passare il ponte tra i sogni e la realtà, e di là forse spuntano le ali a quelli un po' speciali come me. Tutti sanno tutto più di me, quante differenti verità, sono solo i guai che si assomigliano. Questa notte scintillante cambia la vita mia. Stringo in pugno finalmente tutto e di più, la chiave per tesoro. È stupido star sempre male per essere normale. Stanotte no. Vedrai che gran signore io diventerò. Mio padre andrà in vacanza, fiero come un re. Sceglierò quali amici avere intorno, magari un po' diversi come me. È un diritto la felicità, ho un biglietto per la libertà. Se non giochi mai non puoi mai vincere. Questa notte è perfetta e cambia la vita mia. La fortuna non aspetta quando ti dà appuntamenti al buio. A volte sono trappole d'amore e fantasia. Stanotte no.
no. Amore e fantasia, stanotte no, ma questa notte no, stanotte è mia. Gatto? Volpe, dove siete? Oh, spero di non aver fatto tardi. Gatto? Volpe? Oh, non li vedo da nessuna parte. Ah! O la borsa! O la vita! Quale borsa? Quale vita? Ma non fare lo scemo! Dacci le monete, sei morto! Morto? Ma le ha messe in bocca! Sputale, sputale, sputale! Sputale, sputale! Io proprio non voglio insistere, ma tu non ce le vuoi dare, vero? Ti diamo 3 secondi di tempo per pensarci e poi ce le darai. 1, 2, 3, allora ce le dai. Adesso ti impicchiamo. Sì, adesso ti impicchiamo. E poi torniamo domani mattina. Quando avrai aperto la bocca naturalmente. Lo spasmo miopatico, la convulsione propedeutica. Dovrei sputarle per forza. Ma ti prego, non lo impressioniamo. Lasciamolo defungere in santa pace. Oh Issa, oh Issa, oh Issa. Ci vediamo, Pinocchio. A domani, carino. Ratatatatatata, ratatatatatatata. Oh babbo, se solo tu fossi qui adesso. Pinocchio! Pinocchio! Accidenti. Angela, che ci fai qui? Per starti dietro ci ho rimesso anche una scarpa. Io non ti ho chiesto niente. Lo so, ti conosco solo. È tutto il giorno che manchi, uno se permette si preoccupa. E poi Pinocchio ci sono affezionata. In fondo l'ho visto nascere. Bella idea che ho avuto. Uno costruisce un burattino e poi si ritrova con un sacco di problemi. Per uno come te non dovrebbe essere facile, lo ammetto. Però ti sei costruito un cuore. Geppetto, ne avevi bisogno. Ma quale bisogno? Io stavo bene come stavo. Quello sarà la mia dannazione. Puoi sempre tirarti indietro nel tuo carattere. L'hai sempre fatto. In fondo si tratta solo di un pezzo di legno. È quello che farò. Non riesco. Non posso. Dai, torniamo in paese. Magari è bello tranquillo a casa che ti aspetta. Angela, io non mi sento pronto. Parli come un padre. Parlo come il mio. Ci siete. Sembra solo ieri quando mi inseguivi con le tue domande, con i tuoi sogni nuovi. Come cambiano i figli. Oggi non so mai cosa fai là fuori e ci vivo male con i miei pensieri. Piano piano te ne vai e non so raggiungerti. So che non è facile imparare a vivere, ma tu non mi lasci mai. Tempo di conoscerti. Io vorrei capire come tu mi vedi, se ti sto fra i piedi o se un po' ti fidi. E vorrei seguirti lungo il tuo cammino senza far rumore.
senza disturbare. Sono stato figlio anch'io molto tempo fa. Forse non ci credi, ma me lo ricordo. Tu misuri il mondo con un altro metro, lui va solo avanti, tu rimani indietro. Cosa chiedono i figli? La felicità senza fare sforzi o la libertà di essere diversi? Ma qualunque cosa sia, se ne andranno sempre via. So che non è facile imparare a vivere, ma non ci resta mai tempo di conoscerli. Ha una vita addosso tutta da scoprire. Vuoi fermarlo adesso con le tue paure? Nel mio calendario sta vedendo inverno. Lui non ha paura di ogni nuovo giorno. Sono stato figlio anch'io molto tempo fa. Forse non ci credi, ma me lo ricordo. E vorrei sedermi a guardare il mare con i miei pensieri, senza batti cuore. Se dai miei consigli può già fare senza, sono quasi in pace con la mia coscienza. Ma comunque sempre un dubbio ci sarà. Fai mai abbastanza per questi figli? I nostri Turchina, 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 veloce! Ma che succede? Presto, venite alla finestra! Guarda, alla quercia ha preso una cosa strana! Sembrerebbe un impiccato, ma è vivo! Quando gli sono passata accanto, mi ha chiamata con un filo di voce! E Pinocchio, svelti, andate a prendere quel burattino e portatelo qui! Correte! Io lo sapevo, dovevo starvene zitta. Sempre gente in questa casa. Perché ti lamenti, civetta? Io? Niente. Rimugino. Anch'io i miei pensieri, se permetti. Comunque, per il mio qui in casa siamo già in troppi. Ci manca solo che arrivi pure quello. Civetta, non possiamo lasciarlo appeso. Perché? Ci conosci. Quando c'è la luna piena, facciamo sempre qualche magia. E Pinocchio è una di queste. Quando la smetterete? Ci sentiamo responsabili. Dobbiamo aiutarlo. Turchina, è questo grazia di essere? È una specie strana. Non è di nessuna specie. È un burattino. Ah! Poteva stare dove stava. Che bisogno c'era di salvarlo? Sappiamo noi il perché. Ora pensiamo a farlo riprendere. Aiuto. Un burattino che parla. Sono morto. Male. Io non ci vedo niente di buono. Zirida, prendimi la medicina. Aia. Calmati, Pinocchio. Ora ti daremo una medicina. Una medicina? Dolce o amara? Amara come il fiele. Ah, ti sta bene.
non darle retta. È scorbutica di natura. Ora bevila, ti sentirai meglio. Ma se amara non la voglio. Che faccio? Prendo l'imbuto? Bevila. No. Bevila e non scocciare. Va bene. Ma sta bene, sta benone. Mezz'ora fa l'ho impiccato. E ora gli assassini. Uno torna a casa tutto tranquillo e incontra gli assassini. Bam! Come se adesso si impicca qualcuno solo per rubargli 5 monete d'oro. Monete? No, no, ma che mi hai parlato di monete? Mi hai detto monete? Se ha avuto le monete, le ha perse. Mentire, contraddirsi, tipico degli umani. Lo avrei scommesso. Bambina, cosa aspetti a buttarlo fuori? Pinocchio, possiamo sapere come hai fatto a perdere le monete? Mi sono cadute mentre mi impiccavano. Ovvio, come ho fatto a non pensarci subito? Ma cosa sta succedendo? Forse hai detto una bugia. No, no, mi sono solo confuso. Ce l'avevo in bocca e le ho mandate giù insieme alla medicina. Ma che cosa è successo? Oh. Ancora bugie? Dire bugie deve essere divertente. Calmati, non ti agitare, vola basso. Ma questa casa è stregata. Hai capito, Pinocchio, ora dà pure la colpa alla casa. Dai, Pinocchio, vieni qui vicino a noi. No, no, mi vergogno con questo naso. Perché non provi a dire la verità? E va bene, eccole le monete. La verità è uscita e il naso è tornato come prima. Uffa, ma perché solo a me succedono certe cose? Ci sono un sacco di bugiardi al mondo. Potresti cambiare. Provaci. Giuro, cambierò davvero il mondo intero. Meraviglierò. Giuro e sarò sincero, promesse al vento più non ne farò. Giuro che se questo è un sogno, quando mi sveglio mi ricostruirò da domani in poi. Sono nato in una notte di tempesta, ma per amore mi riscatterò. Se sbaglio strada non lo faccio apposta, tu dammi luce e mi trasformerò. Nessuno più per me dovrà soffrire e nessun miraggio più mi ingannerà. Leggi i miei pensieri ancora e fammi rimanere qui, per favore sì. Ogni mio respiro, chiunque amo mai mi perderà. Giuro, brucerò il mio cuore ed il legno vero tu ti scalderà da domani in poi. Non ho radici e crescere non so. Mi sento scricchiolare il cielo in testa, ma l'istinto non so dire mai di no. La vita è un fiume che cambia sempre strada, se vai col cuore al mare arriverai. Prendi le mie mani e giura, non ci tradiremo mai da domani in poi.
domani in poi. Turchino, mandalo via. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace come ti guarda quel burattino. Turchina, con quello perdi il tuo tempo per niente. Oh, Gufo c'ha ragione. Io ho un caso clinico, lo riconosco a naso. Quello è nato balordo e resterà balordo. No, no, no. Nessuno nasce per niente. Vita, nella vita c'è un destino sempre. E nessuno nasce mai per niente. Vivere è il mistero dei perché, ma è il più bello che c'è. Vita, questa vita è dura, a volte amara, che è diverso spesso fa paura a chi guarda solo la realtà. E sognare non so, ma chi va con il cuore può fidarsi di sé e restare con me. Ti piacerà un casino. Oh, sì, sì. Ma dov'è? Dai, su, ti faccio una sorpresa. Chiudi gli occhi e non aprirli. Oh. Apri gli occhi, ti presento il paese dei balocchi. Ma Lucignolo, è una scuola questa. Che c'è, non ti piace? Ma Lucignolo, no, non è giusto, è una scuola questa. Tranquillo che la scuola è solo una facciata, all'interno è tutta un'altra storia. No, io non mi fido di te, sei come tutti gli altri che mi vogliono prendere in giro.
O magari ti sei pure messo d'accordo con lo yoink yoink, il grillo parlante. O magari sei il grillo parlante. Cosa stai dicendo? Cos'è un grillo parlante? No, no, io me ne vado da qui. No, no, fermo, fermo. Dai, lascia andare. Vedi. Lucignolo, Lucignolo, che bello, che sballo! Che ti dicevo, non è una scuola speciale. È davvero specialissima? E penso che qua l'intervallo dura tutto l'anno, senza bidelli, maestre. E nemmeno libri. Quei libri non si possono nemmeno nominare. Oh, che bello, che bello. Però adesso mi è venuta una certa fame.
Che cosa abbiamo da mangiare? Patatine per cominciare. Grazie, Lucignolo, non finirò mai di ringraziarti. No, no, non puoi ringraziarlo. Sei l'amico più amico che io abbia mai avuto. Sbagli, Lucignolo, sarà la tua perdizione. Senti, amico, facciamo un patto. Io e te sempre insieme. Sempre insieme. Ma l'avevi promesso a Geppetto. Insieme avremo il mondo in mano. Potremmo fare tutto quello che ci pare. Sì, tutto quello che ci pare. Senza un adulto a comandare. E senza un grillo parlante a scassare. Pinocchio, non ascoltare. Ti prego, fallo per me. Senza un grillo parlante. Ma te l'ho già detto, te lo sei inventato. Ho sognato. Giusto, giusto, me lo sono sognato. Non mi sente. Perché pensa che in questo posto ogni persona può decidere quello che vuole sognare e lo sogna. Ah, che bello. Pensa una volta che ho sognato che... Pinocchio ha perso la coscienza e l'innocenza. E ora io non posso fare più niente. Addio, burattino. Oh, mi sta venendo un certo sonno. Se non ti dispiace, mi faccio un bel sogno comandato. Se non ti dispiace, anche io. Buonanotte. Lucignolo, Lucignolo. No, Lucignolo, svegliati, ascoltami. Da quanto tempo siamo qui? Da quanto tempo siamo qui nel paese di Balocchi? Che ne so, qua il tempo neanche si conta. No, ascoltami, ascoltami. Cosa vuoi? Ho visto la bambina che piangeva. Ma qui non piange nessuno. E poi c'era Geppetto che mi stava cercando, ma era così triste che quando l'ho chiamato non si è neanche girato. Ho capito, troppo sballo ti fa male, può capitare. Ti fa una bella dormita e domani sei come nuovo. Ora lasciami dormire. No, no, Lucignolo, ascoltami. Io ce la sto mettendo tutta, però non faccio altro che pensare alle cose che ha lasciato. Detto tra noi, io vorrei tornare a casa. Voglio andare via da questa vita vuota. Ho bisogno anch'io di tenerezza, un posto caldo tra due cuori innamorati davvero. Sentirli battere vicino a me. Voglio andare via da questa vita vuota. Ritrovare il figlio che ho perduto e quella donna che da sempre avrei voluto con me. Chissà perché non gliel'ho detto mai, ma perché io cambierò, ci riuscirò a ritrovare la strada, a reinventarmi la vita, sì, così. Che si può cambiare quello che è stato e cancellare il passato, lo so, si può ritornare indietro. Voglio andare via da questa vita vuota. Prendere per mano i miei domani e risvegliarmi in una casa che non sia solo mia, rincorrere la mia felicità, lo farò. Io cambierò, ci riuscirò a dare vita più al cuore, a rispettare l'amore, sì, oh sì. Si può puntare dritto alle stelle, col passato alle spalle. Lo so, è colpa mia, ma può solo Dio cambiare la mia storia, perché
perché si impara a vivere quando la vita va via. Cercavo la mia libertà senza mai capire dov'era e mi buttavo via. Io cambierò, ci riuscirò a rinventare la vita, a ritrovare la strada, a reinventarmi la vita. Ci riuscirò, io cambierò, a ritrovare la strada, a reinventarmi la vita, a reinventarmi la vita. Sì, io pregherò. Ho deciso, me ne vado. Ciao a tutti. Dove credi di andare? A casa. Davvero? A casa? A casa non puoi più tornare. E perché? Perché tu hai deciso di venire ed ora... E ora mi sono rotto, va bene? Troppo tardi! Una volta entrati non si può più uscire. E tu chi saresti per dirmi questo? La padrona del paese dei balocchi. Allora mi fai un baffo. Fino a quanto mi riguarda, i grandi qui non contano niente. Quindi io posso andarmene quando mi pare e piace. E no, carino. Non puoi fare come ti pare. Qui decido io! Ma io... Grazie, grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenute, benvenuti nel mio circo. Sono orgogliosa di poter presentare le più grandi attrazioni del mondo in questa città. Ed ora per cominciare, signori e signori, direttamente dalla Scuola Superiore dei Somari, una vera stella della danza con il diploma in obbedienza, il super asino Pinocchio e il suo ciucchissimo lucignolo! Forza Pinocchio, mostra al pubblico cosa sai fare! E oppe, 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 oppe! Alzati, alzati, alzati! Complimenti! Non solo incapaci, ma anche ribelli! Il pubblico è sacro! Il pubblico paga e si vuole divertire! Ora cosa faccio con voi? Vi tengo qui per niente? Povero Pinocchio! Zoppo! Sai che mi manca un tamburo? E sono sicura che con la sua pelle verrebbe molto bene. Lo butto in mare e quando sarà bello gonfio d'acqua lo ripescherò. Senti che bel suono. Babbino, grillo parlante, Fatina, vi prego, qualcuno mi aiuti. Pinocchio, cosa ti avevo detto? Hai visto? Adesso sono affari tuoi. No, ti prego, fermo, ascolta. Giuro, cambierò davvero il mondo intero. Meraviglierò. Ehi, Furbino, questa l'hai già cantata. Non ci credi più. Ciao, Burattino. E mi raccomando, acqua in bocca.
la vita è piena, non tenemos problema. Più leggero che sulla luna, tutte nude nel blu, galleggiando sotto il mondo, volleggiando e svolazzando, anche quando tocchi il fondo, torni sempre su galleggiando e ballando, si toccano i cuori, sento il pelo dell'ombra, non nevica mai, rotolando tra i fitti, c'è tutto per tutti, alla luce dei fatti di più cosa vuoi. Galleggiando ti lasci andare, abboccando all'amore. A sto mondo son cozze a mare, se non hai corazza. Boccheggiando resti secco, come un tonno nel cacciucco. Galleggiando vai col mando, e al mondo resterai. Galleggiando e bailando si toccano i cuori, sotto il pelo dell'ombra non nevica mai. E secondo la legge più vecchia del mondo, più profondo del fondo affondare non puoi. Galleggiando vai col mambo e niente può andar male. Annaspando vai a fondo e poi su cozze a mare. Galleggiando sotto il mondo, volleggiando e svolazzando, anche quando tocchi il fondo, torni sempre su. Per fortuna sono di legno, male che vada mi gonfio un po'. Ho sempre voluto fare palestra. E quello che cos'è? È una balena, com'è grande. Non vorrà mica... Oddio, che cosa sta facendo? Non vorrà mica mangiarmi, vero? Aiuto! Non sarai perfetto, però un po' ci assomiglia al mio Pinocchio. Secondo i miei calcoli oggi dovrebbe essere Natale. Dimmi, buon Natale, Geppetto. Buon Natale, Geppetto. Parli? Anche tu parli? Se sai parlare, allora sai anche muoverti. Vieni, abbracciami forte. Babbo. Pinocchio. Oddio. Scusami, scusami per tutto quello che ti ho fatto. Sì, ti perdono, ma se è un sogno ti prego non svegliarmi. Anzi, ti dico anche una cosa. Se mai mi vedi crescere il naso, non credermi finché non torna a posto. Non capisco. No, lascia stare. Hai fame? Ma come sei finito qui dentro? Ti stavo cercando. Ho remato, finché un giorno la balena ha inghiottito me e tutta la barca. Oh, è colpa mia, è tutta colpa mia. No, poteva andare peggio. Fino ad adesso me la sono cavata, i pesci non mancano. E ho cucinato con i pezzi della barca, ma non è rimasto niente. E quindi cosa faremo adesso? Buio. E su. Pesce crudo. Ah, che schifo. Lo so, proprio adesso che arrivi tu. Ce la faremo, ci scalderà l'affetto. Che peccato sia finita questa complicata vita. Proprio adesso che ho
capito ora che ti ho ritrovato. Scusa se non ho il segreto per poter tornare indietro. Quante cose da cambiare, quanto da rifare. Che succede? Ha aperto la bocca. Di notte la balena sale in superficie a godersi un po' di luna. È vecchia, respira male. E allora ogni tanto apre la bocca. Aria fresca, che bello. Io ogni tanto mi metto qua seduto, calmo, tranquillo a pensare. Se il mondo finisse stanotte, che fa? Potremmo stare a guardarlo da qua. Per ogni stella che ci sfiora c'è un desiderio che si avvera. Noi, ma che splendida famiglia, una vera meraviglia. Anche persi in alto mare ci sappiamo ritrovare. Come il cielo con la luna, il coraggio e la fortuna. E a dispetto del destino ce la caveremo. Ma come? Davanti abbiamo il mare, la libertà. Possiamo nuotare fino a riva e... No, no, io non ce la farò mai. Non so nuotare. Ti porto io. Dovrei galleggiare. Sono di legno. Tu vai. Vai. È giusto. Io rimango. Non ti preoccupare per me, tanto sono abituato. No, neanche a pensarci. Io non voglio restare da solo un'altra volta. Se resto da solo mi incasino, mi conosco. Tu vieni con me. Staremo sempre insieme. Come padre e figlio. Nuota, babbo, nuota che scappiamo. Aiuto, non ce la faccio più. Guarda, Pinocchio, c'è un tonno. E che ci facciamo? Lo tagliamo con un grissino? Io mi aggrappo a lui, fai come me. Va bene, andiamo. Ah, ci picchia, come corre questo tonno. E ci credo, è insuperabile. Siamo quasi usciti, forse ce la facciamo. Sì, che fortuna. Ecco perché si dice in culo alla balena. Scendi in piazza che facciamo festa. Oggi no, non si lavora più. Scendi in piazza che facciamo festa. Oggi no, non si lavora più. Più che tutto che per oggi basta. Viva tutti di venire giù. Vieni anche tu. Scendi in piazza tu. C'è una festa qui. Più che tutto che non si lavora. Scendi in piazza tu, c'è una festa qui. Più di tutto che non si lavora. Scendi in piazza tu, c'è una festa qui. Più di tutto che non si lavora. Viva tutti sì, di venire giù. Con vestito più bello che l'anno sì. Vai, discorso, babbo, discorso, discorso, discorso. Amici, non sono mai stato uno di tante parole, però per me oggi è un giorno speciale, perché ho ritrovato mio figlio e vorrei che fosse un giorno speciale per tutti. Bravo, babbo. Angela, che ti succede? Non sei venuta neanche a salutarci. Con tutta questa gente mi sono sentita un po' come dire fuori posto. E poi non credo di servire più a molto ormai. Pinocchio sembra diventato un vero burattino obbediente. Geppetto, sono finite le ansie. Puoi tornare a essere il Geppetto di sempre. No, ti sbagli. Ho scoperto che Pinocchio allo stesso tempo è un burattino e un bambino. Accidenti, questo complica le cose.
Sì, sai, in questa situazione sarebbe bello avere qualcuno, non lo so, una presenza, una donna a fianco a sé che potesse dare una mano. Ma è così difficile dirmi ti voglio sposare? No, non corriamo così tanto, ci sono tante cose da vedere. Questa volta insomma... non ti lascio il tempo di pensare. E qui che succede? Pinocchio, ti piace o no? D'ora in poi ti ritrovi anche una madre dai piedi. Oh, mi sei sempre stata simpatica, puoi andare. Approvata! Lucignolo! Ciao! Ciao Pinocchio. Come sei cambiato, non puoi capire che cosa è successo dopo il paese dei balocchi. Hanno provato a buttarlo in mare, ma figurati, non è servito a niente. Beh, io del paese dei balocchi non mi ricordo nulla. Scusami Pinocchio, ma ora devo andare. Ehi, parliamo un'altra volta. Posso venire con te? No, ho una ragazzina che mi aspetta. E quindi? E quindi non mi posso far vedere in giro con un burattino. Ci farà figurare il cretino. Ma avevi detto sempre insieme? Sì, ma sai Pinocchio, uno cresce. Cambia, insomma, uno diventa grande e cambia modo di pensare. Scusami Pinocchio, ma ora devo veramente andare. Addio. Forza Pinocchio, è ora di andare a casa. Babbo, cosa vuol dire crescere? Vuol dire cambiare, in peggio. Per tua fortuna la cosa non ti riguarda. Ma anche io voglio crescere, diventare grande come Lucignolo. Un altro difetto di fabbricazione. Chi avrebbe mai pensato che costruire un burattino e crescerlo sarebbe stato così difficile? Per voi non sarò mai altro che un pezzo di legno, vero? Un burattino che non può decidere, scegliere. Una cosa buffa da muovere come vi pare. Beh, senza rimproverare nessuno. Allora preferisco tornare albero. Almeno un albero cresce. Può sognare che a primavera gli spunteranno le foglie. Se un falegname lo lascia in pace, non ci vuole fare un burattino. Sono nato in una notte di tempesta. Non ho radici e mai crescerò. Se la magia della mia vita è questa, scusate tanto, ma io non ci sto. Chiederò alla luna di tornare indietro, ero albero e non ridiventerò. Meglio un legno vivo al vento che un cuore umano per metà. Là io crescerò ed imparerò la mia libertà. Stare con te tutto il tempo che resta, ma volerlo non basta. Ma tu, comunque sia di vita vera o di legno, sarai sempre mio figlio. Sto male a lasciarti andare. So amarti, ma non so aiutarti. Se sai quello che vuoi e lo desideri forte, puoi cambiare la sorte, perché la tua vita è un sogno per chi va con il cuore, anche se è un cuore di legno. E tu sai amare, so che lo sai fare. Quando i nostri figli sono nati, sui nostri sbagli al burattino adesso ti c'è la strada, c'è la strada giusta. Sento che casa è mia, ma te devi un ultimo regalo.
lontano, non mi far decidere da solo, da chi amo sto scappando via, guarda dentro di me, sto salvando il mio cuore, ho sbagliato di più. Devi dirmelo tu. Pinocchio, ha imparato ad amare. È solo questo il segreto della vita.
piazza che facciamo festa. Oggi no, non si lavora più. Scendi in piazza che facciamo festa. Oggi no, non si lavora più. Matteo Cirigliano, dove sei? Matteo? Matteo? Arriva! Dov'è? Eccolo qua, Matteo Cirigliano! Vieni, vieni! I ringraziamenti li avete visti tutti, i ragazzi sono stati meravigliosi. Questo è l'inizio, avevamo scommesso su questa serata, credo che abbiamo vinto, un po' tutti, soprattutto loro. L'anno prossimo ne facciamo due. Uno, e sono cavoli vostri, uno con gli studenti, Alice nel Paese delle Meraviglie, e l'altro con i genitori e i docenti che vogliono partecipare. Vieni qua. Io ho visto le prove fin dall'inizio, dai primi giorni, dalle prime battute, da quando Matteo arrivava in dirigenza e mi diceva no, facciamo un'altra cosa, facciamo un'altra cosa perché così non si può fare. E invece, grazie a Matteo, a Pino, che dov'è? Ho perso Pino. E a Diego, che sono sempre stati presenti per tutte le prove. E Diego dov'è? Eccolo là. E a tutti i ragazzi, anche agli ospiti, avete visto che ci sono dei ragazzini che non sono della scuola, sono i ragazzi dell'Accademia Take Your Time, che sono stati presenti, hanno ballato. Stasera credo che abbiamo veramente dato il massimo su questo palco, quindi chiedo a Matteo di chiudere. Io ti ringrazio tanto, le emozioni che si vivono a teatro poi si portano a casa per sempre, avete fatto un'esperienza meravigliosa. Prima volevamo ringraziare anche noi come gruppo, prima di tutto la nostra preside. E anche comunque chi ci ha aiutato in questo percorso, quindi i tutor, Diego e Pino, e soprattutto il nostro Matteo. Abbiamo dei pensierini pure per voi. Grazie mille a tutti. Ovviamente avevo detto ad Amanda non darmi il microfono perché non mi piace parlare al microfono in pubblico, ovviamente. Ringrazio tutti i ragazzi là in fondo, i ragazzi dietro le quinte, Mattia, Domenico, Christian, Andrea, Baldo che ha dovuto andare via, chi più ne ha più ne metta, sono tantissimi, Luciano eccetera, avevamo fatto una lista però. E in particolare però ringrazio questi ragazzi qua che mi hanno fatto dannare per mesi. Stasera mi hanno veramente stupito, spero abbiano stupito anche voi, a me hanno davvero stupito, hanno fatto un percorso davvero incredibile, ma la cosa più bella è il legame che si è creato tra questi pazzi,
Sono veramente contento di loro, contento dell'opportunità che mi ha dato Amanda. Grazie a tutti, grazie a voi di essere stati con noi. Sono aperte le audizioni, ovviamente per molti professori sono obbligatorie. Va bene, grazie mille ancora a tutti, davvero, e buonanotte. Everybody dancing all along. Turn your body, sing along at the song.